Sorella Morte ha visitato nel breve arco di pochi mesi la fraternità dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, portando via 4 cari confratelli che per anni hanno servito come cappellani con dedizione e amore gli ammalati della Casa Sollievo della Sofferenza. La loro scomparsa, ravvicinata e dolorosa, ha lasciato un grande vuoto non solo tra i confratelli, ma anche tra i pazienti, il personale dell'ospedale e i tanti fedeli che nel santuario di Padre Pio hanno avuto l'opportunità di sperimentare il loro sostegno spirituale, umano e fraterno nei momenti più difficili. Fra Leonardo Trigiani, fra Gregorio D'Arenzo, fra Salvatore Scopece, fra Timoteo D'Addario. Nella sua vita religiosa, padre Leonardo Trigiani da Ischitella ha svolto un'importante opera missionaria in Africa, nel Chad, un'esperienza che lo ha arricchito spiritualmente. Il mal d'Africa, se ne parla spesso del mal d'Africa, è un po' come il mal di mamma. Solo la mamma sa quanto costano i figli e solo il missionario sa quanto costa stare lontano dai propri cari, dalla propria terra, dal proprio lavoro, star lontano da tutti in una terra che lui mai avrebbe immaginato di calpestarne il suolo. Dal 1988 fino al 2023, padre Leonardo è stato un faro di speranza per tanti ammalati che si rivolgevano a lui per il sacramento della confessione o per colloqui spirituali. La sua presenza costante e il suo impegno erano profondamente radicati nella missione di alleviare le sofferenze, esattamente come desiderava padre Pio. Il 26 febbraio 2024, all'età di 88 anni, ha abbracciato sorella Morte, lasciando dietro di sé una scia di gratitudine e di affetto. Siamo certi che oggi pregate per noi e Dio ve ne renda merito. Ecco, più che parlare io, faccio parlare padre Pio. Voi lo conoscete, padre Pio? La vita pastorale di padre Gregorio D'Arenzo da Peschici è stata ricca e variegata, portandolo in diversi conventi della provincia religiosa nel suo grande impegno come parroco. Dal 1988 al 1998, come cappellano dell'ospedale, ha offerto conforto spirituale ai malati e alle loro famiglie. Dal 2017, nonostante l'età avanzata, gli fu affidata la guida della Fraternità dell'Infermeria Provinciale. Ma non mancava di visitare quotidianamente gli ammalati di Casa Sollievo. Uomo pacifico e dal sorriso contagioso, padre Gregorio era devoto e orgoglioso di essere confratello di San Pio da Pietrelcina. Senza sacrificio non c'è vita. Come si può dire, come ha detto anche, ecco, padre Pio, si impara ad amare sotto la croce. Il 14 aprile 2024, all'età di 82 anni, si è spento improvvisamente, lasciando un grande vuoto e un grande esempio di dedizione al servizio degli altri. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le... 35 anni di vita sacerdotale li ho dedicati alla parrocchia e mi ha dato tanta energia, i piccoli per la gioia di vivere, i giovani con le loro speranze e i loro sogni, gli adulti con la loro serietà, gli anziani con la loro saggezza. Padre Salvatore Scopece, da Foggia, è stato il frate della parrocchia, l'amico degli araldini, il docente di religione di diverse generazioni di giovani. Ha svolto il ruolo di cappellano tra i pazienti di Casa Sollievo, un incarico che gli permise di portare conforto agli ammalati, nonostante si definisse egli stesso malato tra i malati, a causa delle sue patologie. Qui è un ambiente molto, molto delicato, molto, molto, in quanto gli ammalati non sono cose, ma sono esseri umani bisognosi di tante cose. Ma prima di tutto hanno bisogno di affetto, hanno bisogno di essere accarezzati, di essere stretti alla mano, hanno bisogno di essere salutati.
L'allegria era la sua parola d'ordine. La missione francescana si rifletteva nel suo impegno costante e nella sua presenza discreta e fraterna tra grandi, piccoli, sani e malati. Il 7 giugno 2024, all'età di 79 anni, il cuore già affaticato di Padre Salvatore ha cessato di battere, lasciando un segno indelebile con la sua generosità e impegno verso il prossimo. La fede in Dio è un bene straordinario che aiuta a risolvere e, se non a risolvere, a prendere consapevolezza e farsi una ragione di tutti i problemi della vita, sia nelle famiglie e sia nelle singole persone. Senza la fede la nostra vita diventa un assurdo. Padre Timoteo Daddario, da Limosano, dopo aver servito molti conventi della provincia religiosa e per 20 anni come responsabile di un istituto professionale, nel 2010 i superiori gli affidarono l'incarico di cappellano della Casa Sollievo. Era conosciuto per il suo carattere forte e per la sua grande disponibilità. Non si tirava mai indietro di fronte a nulla, affrontando le difficoltà con coraggio e determinazione. Malato da tempo, il 12 giugno 2024, all'età di 81 anni, ha raggiunto la pace eterna, lasciando un'eredità di dedizione e un esempio di servizio agli altri. Non pensiamo solo alle rivalse o alla carriera o ad avere di più. Impariamo a contentarci di quello che abbiamo, perché tanto il resto lo dovremo lasciare. Cerchiamo di non tradire mai la nostra coscienza, soprattutto di non girare mai il volto dall'altra parte quando incontriamo uno che soffre. Anzi, sporchiamoci le mani come Santa Elisabetta. Il 2024 ha portato via 4 confratelli della Fraternità di San Giovanni Rotondo, ma siamo certi che il loro esempio di vita rimarrà un faro di luce per tanti, ricordando che l'amore per gli altri e la dedizione verso i più bisognosi sono il cuore della missione francescana.